Il piano per l'edilizia scolastica, un piano importante che viene ad un anno esatto dalla presentazione degli indici di vulnerabilità sismica e di fatto a 2 anni dal terremoto. Lo avevamo detto un anno fa che sulle scuole doveva essere fatto un ragionamento molto serio, quello di fare una programmazione che non avesse un orizzonte e millantasse la risoluzione dei problemi nell'arco di qualche mese, ma avesse una prospettiva di qualche anno. La DGR del 1° di agosto, la 551, ci ha dato ragione, abbiamo presentato candidatura per 4 istituti scolastici nel nuovo piano triennale dell'edilizia scolastica e 3 sono stati inseriti ai primi 3 posti dell'annualità 2018. Parliamo dell'Ipsia Marino, l'istituto chiuso un anno fa dopo l'esito delle vulnerabilità sismiche per 7,3 milioni, l'attuale sede del liceo Einstein in via Sturzo per 6,3 milioni e lo Zoli di Atri, il polo illuminati, per 9,1 milioni, una scuola in espansione anche in termini numerici ma che soffre di deficit strutturali come in quanto a capienza. I numeri di oggi sono importanti perché mettono insieme una programmazione che è venuta fuori nell'arco del 2017 con quasi 46 milioni di euro di risorse aggiuntive intercettate che dovranno trovare progettazione e cantierizzazione nell'arco dei prossimi mesi e poi nell'arco del prossimo triennio. Quindi una programmazione che, come avevamo detto, cerca di risolvere le criticità che esistono ormai da anni sulla provincia di Teramo.